Nel mondo dello sport, la naturalizzazione dei giocatori è una questione controversa che spesso solleva interrogativi sulla lealtà, l'equità competitiva e l'identità nazionale. Questa pratica, che consente ai giocatori di rappresentare un paese diverso da quello di origine, sta diventando sempre più diffusa, suscitando dibattiti accesi e preoccupanti sul futuro dell'integrità sportiva. Tra i tanti sport toccati da questa tendenza, la pallavolo femminile, in particolare in Turchia, ha attirato l'attenzione per il crescente numero di giocatori naturalizzati. Uno dei casi più discussi riguarda Tatiana Boskovic, una delle stelle del volley mondiale, forse l'opposto più forte del mondo. Il padre serbo della Boskovic ha rivelato di aver ricevuto un'offerta finanziaria per la naturalizzazione della figlia e persino il cambio del loro cognome in Bosklug. Tuttavia, la Boskovic ha rifiutato l'offerta, ma questo ha segnato l'inizio di una serie di eventi che hanno visto la Turchia cercare altre opzioni per migliorare la propria squadra. La cubana Vargas è stata una delle prime ad essere reclutata attraverso il processo di naturalizzazione. Originariamente diretta verso la Serbia, Vargas è diventata cittadina turca dall'oggi al domani, sollevando interrogativi sulla rapidità con cui è stata concessa la sua cittadinanza e sulla lealtà sportiva. Foto emblematica quella che ritrae la Vargas col presidente Erdogan nel momento della consegna della cittadinanza. Il caso di Alexia Carcazu, una rumena naturalizzata, segue lo stesso schema, con la Turchia che approfitta del talento emergente per rafforzare la sua squadra nazionale e quindi poi vincere titoli e rendere il nome della Turchia sempre più famoso negli ambiti sportivi, con il processo di sport washing che da sempre caratterizza contesti politici molto equivoci. Ora è uscita un'ulteriore notizia, cioè l'interesse manifestato per Bella Ak. La pratica della naturalizzazione nel volley turco sta diventando quindi sempre più evidente. Ak, nata in Svezia da genitori di nazionalità franco-svedese, ha rifiutato l'offerta sia della Francia che della Turchia, sottolineando la sua convinzione nell'importanza di rappresentare il proprio paese d'origine. Questo caso solleva interrogativi sulle motivazioni dietro l'offerta turca di naturalizzazione e sulla reale lealtà dei giocatori coinvolti. La questione della naturalizzazione nella pallavolo femminile turca solleva preoccupazioni su più fronti. Innanzitutto c'è il rischio che la pratica possa compromettere l'equità competitiva, dando a certe squadre nazionali un vantaggio ingiusto attraverso l'acquisizione di giocatori di talento da altre nazioni. Inoltre, c'è il timore che la pratica possa indebolire l'identità nazionale e culturale dei giocatori stessi, spingendoli a mettere da parte le proprie radici per un vantaggio sportivo e anche economico. Per affrontare queste preoccupazioni è necessario un maggiore controllo e trasparenza nei processi di naturalizzazione nella pallavolo e in altri sport. Le federazioni nazionali e internazionali devono lavorare insieme per sviluppare linee guida chiare e rigorose che garantiscano l'integrità sportiva e proteggono l'identità dei giocatori. Solo attraverso un approccio equo e trasparente possiamo preservare il vero spirito dello sport e garantire che il talento e la dedizione siano riconosciuti e celebrati in modo giusto e autentico. E tu cosa ne pensi del processo di naturalizzazione dei talenti nelle nazionali? Faccelo sapere nei commenti.